Il passato e la situazione recente ci ha dimostrato una cosa. Un paese o una famiglia povera si ammala molto facilmente. Una famiglia o un paese che soffre di malattie importanti si impoverisce rapidamente. Quindi i due aspetti, sanità, salute da una parte ed economia dall'altra, vanno di pari passo. Prima considerazione, ci sono due aspetti importanti. Il primo, l'INAIL ci ha dato delle condizioni ben precise, delle indicazioni, cioè ci sono degli ambienti di lavoro a basso, a medio ed alto rischio. Noi possiamo iniziare riprendendo quelli a basso rischio, che sono la moda, la meccanica, l'ambiente di costruzione dei mobili, la falegnameria, l'ambiente di costruzione delle macchine. Va bene? Dove non possiamo riaprire in questa fase chiaramente quelle ad alto rischio. Per esempio l'ambiente dell'edilizia, è vero, i grandi lavori che stanno facendo si possono fare, ma l'ambiente dell'edilizia come tale può essere difficile mantenere il distanziamento sociale. Come può essere difficile al cinema, al teatro, alle grandi manifestazioni sportive, nelle palestre, nelle piscine, dove chiaramente dal parrucchiere, dove chiaramente il distanziamento sociale non esiste. Io li capisco, dico, sono in grandissima sofferenza, dico, però bisogna che questa è la parte ultima che si riapre. Beh, aspetto, per esempio, i ristoranti potrebbero essere, se gestiti bene, va bene, essere riaperti con molta attenzione, cioè nel senso che ci sia un distanziamento tra un tavolo e l'altro, va bene? Questa è una condizione possibile, può essere fatto con distanziamento, ma anche con dei sistemi di separazione, con un numero molto inferiore di sedie su cui la gente si siede, e capite, si riduce l'introito del ristorante, ma si riapre, il che gli si dà sicuramente una nuova vita. Ecco, dal punto di vista delle grandi industrie, il tema qual è? Le grandi industrie, ci vuole chiaramente una prevenzione assoluta, deve essere una prevenzione generale, va bene, che è quella che consiste nel distanziamento sociale importante, nell'igiene, va bene, che sono estremamente fondamentali, ma dall'altro ci vuole poi una valutazione attenta e precisa di quella che è la fabbrica. Noi dobbiamo, non scopriamo niente, simulare, la simulazione in medicina è un aspetto fondamentale, simulare quello che si può succedere in quella fabbrica, con quel numero di operai, con quegli ambienti che hanno, e quindi andare, prima di tutto partire dalla preapertura, cioè valutare dal punto di vista del tampone quanti sono positivi e se ci sono positivi da poterli poi mandare a casa e metterli in quarantena. I tamponi a carico dell'azienda? A questo punto ancora sì, non ma le aziende impegnate sanno bene, dico se per caso non hanno casi Covid in ambiente, l'azienda va avanti. Da lavoro e guadagna, ma se si ritrovano un Covid gliela chiudono subito, la sanificano, la mettono in quarantena, quindi gli ribloccano tutto un'altra volta. Quindi i tamponi, ma poi anche la serologia, dobbiamo anche sapere quanti operai hanno anticorpi nei confronti di questi, quanti hanno fatto l'infezione in maniera asintomatica. Bisogna iniziare a pensare a progettare che arrivano la mattina gli operai, i tecnici, gli impiegati e hanno un sistema di autoesclusione, come si fa al centro trasfusionale nella fase AIDS, in cui si autoescludeva se avevamo dei sintomi, avevamo avuto dei fattori di rischio. E lì si autoescludono, io sto bene, non ho tosse, non ho raffreddori, in casa mia stanno tutti bene, a quel punto quelli possono entrare. Entrano, eventualmente gli prendono anche la temperatura, vanno a cambiarsi. Come ci si cambiano in uno spogliatoio? Tutti insieme? No, non è possibile. Si fa 3 turni, 4 turni, si calcolano distanze di 3-4 metri per ciascuno, si spogliano e entrano. Le postazioni devono essere a distanza di 2 metri almeno, va bene. La mobilità all'interno deve essere controllata, l'igiene e la sanificazione dell'ambiente pure. E poi sono 2 aspetti importanti, 3 aspetti. Il bagno, qui si va uno per volta, va bene. Si può vedere con dei vari sistemi per capire se il bagno è occupato, va bene. Un po' come si fa anche in aereo, tra l'altro. L'altro aspetto, gli snack o la distribuzione del caffè, ci si va uno per volta e dove si prende, non ci si mette in fila lì, ma si prende, si va alla propria postazione e si prende il caffè con lo snack direttamente seduto nella propria postazione. La stessa cosa si fa con il pranzo, con la colazione, cioè si prende o si mangia fuori se sono delle belle giornate come queste, va bene, a distanza sociale importante, oppure si mangia all'interno nella propria postazione, oppure si può mangiare anche nella sala pranzo, però distanziati di almeno 3 metri. Perché 3 metri invece di 2? Perché quando si mangia non c'è la mascherina e quindi di conseguenza se non c'è la mascherina la distanza di 3 metri diventa importante.
Queste sono una fascia di aspetti che si possono mettere insieme e INAIL, chiaramente, che è il nostro istituto per i rischi degli ambienti di lavoro, può sicuramente lavorare in maniera intelligente e quindi trovare le linee di condotta per dare una risposta sicuramente adeguata a tutto questo grande problema, ma sicuramente dobbiamo ripartire con tanta grande prudenza.